Strano ma vero, la migliore pizza al mondo si mangia a Miami. Lo ha stabilito il Pizza Expo di Las Vegas, il concorso internazionale più ambito dove ogni anno concorrono centinaia di maestri pizzaioli provenienti da tutto il mondo. Il gradino più alto del podio 2022 è stato conquistato da Carmine Candito, pizzaiolo napoletano che ha portato alla ribalta mondiale la sua pizzeria di Miami, O Munacello. Con una margherita il maestro della pizza si è aggiudicato il primo premio nella sezione Pizza Napoletana DOC e ha trionfato poi anche nella competizione per il campione mondiale di pizza, il Pizza Maker dell'anno. Due premi prestigiosi che fanno di Miami la capitale della pizza 2022. Ma qual è il suo segreto? Siamo andati a scoprirlo. Il segreto della mia pizza è tanto lavoro, tanto passione, tanto amore per quello che faccio da sempre. Sono 31 anni che faccio questo lavoro e ho iniziato da 14 anni nella pizzeria di mio padre a Mergellina e mi è sempre piaciuto da primo impatto. Mi ricordo che mio padre mi mandava via. No, tu vatti a divertire, non stare qua. E a me piaceva così tanto la pizzeria che ero innamorato e guardavo sempre i pizzaioli lavorare e ho imparato anche questo lavoro guardando. Passione ma non solo, perché come ci spiega il maestro Carmine, gli ingredienti, la lievitazione e la cottura sono altrettanto fondamentali e in pochi secondi sotto i nostri occhi prepara la regina delle pizze, la margherita. L'ingrediente base per fare una buona pizza in America sono dalla farina, pomodoro e mozzarella, le tre cose fondamentali. Avendo una buona farina italiana, un buon fior di latte italiano e un buon pomodoro San Marzano delle nostre terre, ti esce fuori un prodotto uguale. Prepariamo una margherita, che sarebbe la margherita che si è vinto il campionato napoletano STG. Una semplice margherita, un panetto di pasta da 250 grammi, lievitato 12 ore e maturato 48. E poi logicamente stemperato. Stendendola, buttando l'aria fuori e dandogli un paio di schiaffi, gli aggiungiamo pomodoro San Marzano DOC, cucchiaio, del basilico fresco nostrono, diciamo, questa è l'unica cosa che prendiamo da qua, fior di latte campano, aggiungiamo un po' di parmigiano, un po' d'olio extravergine d'oliva e la margherita è pronta. Ora la andiamo a infornare e si inforna. Yeah. 60-90 secondi ed è pronta come la vera pizza napoletana richiede. La facciamo asciugare un poco così dà la croccantezza al bordo e voilà, margherita semplice e gustosa con i nostri prodotti. Una delizia da gustare in un ambiente che ti fa sentire a Napoli, tra la simbologia partenopea più popolare e divertente, O Munacello, Pazzariello, le foto di Maradona, il presepe napoletano e tanti prodotti tipici italiani. Abbiamo ricreato un po' l'atmosfera di Napoli, infatti ai miei clienti quando arrivano al Munacello dico qua dentro la residenza di questo locale è Napoli e fuori la porta è Miami. Quindi tutti i nostri clienti si sentono a casa, la maggior parte dei clienti napoletani, poi anche gli italiani e tutto, perché è molto caratteristico. Napoli piace a tutto il mondo.